Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Siamo un pochettino in ritardo, ma non eccessivamente, perdonatemi, e tra l'altro perdonatemi anche per lo stesso outfit che avevo rispetto al video precedente, però insomma devo metterla a lavare, mi sono appena docciata e quindi insomma giusto per un altro paio d'ore poi via in lavatrice. Ho messo la mia fantastica tuta di Shein e tra l'altro rientra tra i miei preferiti di febbraio del 2021, perché siamo qui appunto, come leggete dal titolo, per i miei preferiti di questo febbraio. C'è da dire che abbiamo diversissime categorie questa volta, non abbiamo solo prodotti per la skincare, anche perché non ho comprato chissà che nuovi prodotti, non ho testato chissà cosa. Il mese tra l'altro è stato un pochettino più corto e io per la maggior parte del tempo sono stata in casa, mi sono comunque truccata poco e insomma tutte le cose che sapete. Partiamo allora subito con il primo preferito. Allora, partiamo dalla categoria cibo. Allora, ho deciso di includere queste qua che sono state una scoperta. Sono le fette biscottate della linea cereali di Grissin Bonn e sono buonissime. A parte che vabbè, i valori sono ottimi, hanno anche rispetto a quelle, perché io ero fissa a quelle delle Mulino Bianco, però rispetto a quelle sono anche un pochino più proteiche, non che questo cambi molto. Però sono molto molto più buone, sono un pochettino più spesse, mi piacciono tantissimo. Ho acquistato anche quelle della linea integrali perché erano in offerta questa qui, sempre nei miei passaggi sui mercati super fugaci, perché non ho ancora fatto una super spesona ancora, che so che tutti me la state chiedendo, di nuovo video svuota la spesa. Però insomma volevo più che altro segnalarvi queste qui, eccole qua. Sono buonissime, veramente mi sono piaciute tantissimo. Io non le uso solo per la colazione, ma le uso anche come sostituto del pane. Quindi a me piacciono tantissimo le fette biscottate. Ero affezionata a quelle integrali di Mulino Bianco, ma devo dire che queste qua se la giocano e probabilmente queste qui vincono. Poi, prodotto make-up, sto pescando un po' random. Abbiamo questa qui che è la palettina di She Glam. Questa l'avete vista, se avete visto il mio video precedente, dove ho anche questa tuta, nel Mi Preparo con voi. E la palettina, vedete questa qui, per il contouring, quindi avete le tre terre e i tre illuminanti barra ciprie. Allora, devo dire che queste qui, diciamo le tre di sopra, non le ho utilizzate, mentre ho utilizzato le terre, queste qua, e devo dire che per il rapporto qualità-prezzo fantastiche. Mi è piaciuta parecchio la linea di She Glam. Non ho provato tutto tutto di quello che ho preso, però sia le tinte che questo qua insomma mi sono piaciute. Devo dire che le tinte non posso metterle ancora nei preferiti perché le ho utilizzate soltanto una volta in casa e poi basta. Però questa qua invece l'ho utilizzata praticamente tutti i giorni per quando devo uscire. Insomma, mi piace avere un attimino qua la linea, anche se adesso non sono praticamente truccata se non soltanto il mascara, ma va bene i dettagli. Poi passiamo a questo qui. Allora, questo io l'ho acquistato con un set di Labello, c'erano tre colori, questo è nude, poi c'era il fucsia e il rosso. L'ho acquistato un bel po' di tempo fa, ma devo dire che lo sto utilizzando anche adesso e lo continuo ad utilizzare di questo colore perché è un burro cacao, ma dà anche un tocco di colore ed è in questa versione matita. Questo è in collaborazione con Valentina Ferragni, ne ho presi tre tipo a 5 euro da Epicasa e devo dire che mi sta veramente piacendo. Anche quello rosso e quello fucsia sono carini, però devo dire che questo qua lo sto utilizzando maggiormente tutti i giorni e lo porto nel mio borsellino in borsa. Poi, super super promosso è questo qua che è Lash Paradise di L'Oreal, è il nuovo mascara, questo me l'ha segnalato una mia amica, eccolo qua. E devo dire che mi piace tantissimo, allunga un sacco le ciglia, se la gioca con il Maybelline, perché il Maybelline, quello di Clio e quello di Benefit rimangono tra i miei preferiti, però devo dire che anche questo qua se la gioca, il rapporto qualità-prezzo ottimo. Questo è lo scovolino e dovete provarlo perché vi allunga le ciglia, le fa molto stile Barbie. C'è lei? Sì, cosa vuoi? Che c'è? Che c'è? Va bene, piccola intrusa. Poi
Categoria capelli, questa qui, che questa qui è un nuovo acquisto. Questa è la maschera di Fructis, l'Hair Food. Allora, di queste qua ci sono tantissime linee. Io ho preso questa, la riparatrice, eccola qua. E devo dire, a parte che, vabbè, è enorme, non so quando la finirò, perché io per finire i prodotti ci impiego i secoli. Vabbè, non lo so. Allora, devo dire che questa qui io la provai la prima volta molto veloce. La misi e la disciacquai subito, stile balsamo, ma non sembrava avessi messo chissà che, non lasciava chissà che profumo. Infatti, anche adesso che l'ho aperta, profumo spettacolare. La seconda volta, invece, l'applicai e la tenni in posa per tipo 5-6 minuti. La tenni parecchio perché lavai i capelli nel lavandino della cucina, poi andai in doccia, quindi mi feci poi tutto il resto. Passarono comunque quei 5 minuti. E quando li ho risciacquati, a parte già da subito morbidissimi, li ho lavati, i giorni successivi il profumo continuava a sentirsi, erano morbidi, fantastiche. La faccio perlomeno una volta alla settimana, quindi questa qua io ve la consiglio. Sono ancora nel mood di far crescere i capelli e insomma, vediamo un attimino. Non li ho ancora tagliati, so che vanno tagliati almeno una volta al mese, però devo dire che non sono andata per nulla al parrucchiere perché non ho avuto possibilità. E io sono dell'opinione che se devo andare al parrucchiere, poi non lo so, la mia fissa, devo avere un'occasione, che ne so, tipo me li faccio, poi mi dispiace venire a casa e amen. E quindi per questa ragione, ma in realtà so che non è così perché dobbiamo farlo per noi, per i nostri capelli. E quindi insomma non ci vado praticamente quasi mai. Dettagli. Poi passiamo alla categoria libri. Allora, nel mio muro degli obiettivi c'è la questione di leggere un libro al mese. Devo dire che sta andando bene, anche se gennaio è stato un po' a singhiozzo per il fatto degli esami, perché veramente studiare mi sta togliendo un sacco di tempo, anche dei libri che leggo la mattina. Adesso ne sto leggendo un altro. E ho letto questo qua, questo è Mindful Eating di Jean-Chosen Bays. Allora, questa qua, questo l'hanno consigliato due influencer che seguo tantissimo e sono anche due youtuber. Una è Silvia Fashions e l'altra è Gaia Visco Gilardi. E loro mi piacciono tantissimo, sono fonte di ispirazione per me, mi piace seguirle, guardo molto le loro storie anche su Instagram. E entrambi hanno consigliato questo libro perché appunto dicevano che il rapporto con il cibo le è cambiato verosimilmente. Allora, devo dire che qua ci sono anche le meditazioni, vabbè io mi prendo anche gli appunti, come vedete qui ho ancora segnalibro perché io ogni tanto devo dire che prima di andare a dormire me lo vado di nuovo a risfogliare, sia questo che un altro che si chiama Mindful in pratica, poi magari vi parlo a parte di quello che penso sulla mindful, come ha cambiato la mia vita. Però io anche ve lo consiglio, le meditazioni guidate non le ho sentite quasi tutte, però anche soltanto fare qualche esercizio, rendersi conto di come vi cambia l'approccio proprio della mindful anche sul cibo è davvero fondamentale. Devo dire che io grazie al libro, grazie al percorso che sto seguendo con Alice, ho perso comunque in 2 mesi 6 kg e... Anche di questo vorrei parlare in un video a parte. Mi sento decisamente meglio, ho un approccio totalmente diverso con il cibo, cosa che io amo, perché io amo proprio il cibo in generale, mi piace proprio informarmi, mi piace proprio leggere cosa contengono gli alimenti. E questo è un libro anche che ti fa riscoprire un attimino, il cibo all'era preistorica. Cosa vuol dire? Siamo abituati solitamente a mangiare, ad orari fissi, tipo all'una, poi c'è lo spuntino, poi c'è la cena, se non mangiamo è sbagliato, se mangiamo troppo, insomma, siamo bombardati di idee riguardo il cibo. Questo libro vi aiuta proprio un attimino a resettarle, quindi a portarvi in una condizione di non giudizio, quindi a non giudicarvi, a ascoltarvi soprattutto, e questa è una cosa importantissima. Per ora non apriamo un capitolo immenso perché siamo nel video dei preferiti, quindi non ci dobbiamo dilungare. Quindi questo qui io comunque ve lo consiglio e sicuramente arriverà, non dico quando, ma il video proprio su quello che penso in generale della mindful e quindi anche applicata poi al cibo. Altro preferito, sono qui, l'ho messo a terra perché se mi sporca, questo qua è l'olio, un olio, vediamo se riesce
Riuscirai? Eccolo qua, mettere a fuoco. Ce la faremo? No. Comunque, questo qua è l'olio di mandorle dolci, 100% naturale, in una boccettina di 500 ml. Questo qui è di mia mamma, ce l'ho da tantissimo tempo, lei non l'ha mai portato su da lei dove vivono i miei, e quindi l'ha lasciato in casa. Io a vedere, siccome sto cercando dall'anno scorso di eliminare tantissimi prodotti, così ho deciso di riprovarlo perché non riuscivo a togliere il mascara, ora non ricordo quale, mi rimaneva sempre tutta la parte, non volevo utilizzare l'olio di ricino perché è un po' pesante e dissi vabbè proviamo perché una mia amica, Valentina, lei solitamente utilizza proprio gli oli per struccarsi e ricordo proprio che utilizzava l'olio di mandorle, insomma, breve storia. È fantastico, lo sto utilizzando tantissimo e lo utilizzo come primo step per struccarmi. Quindi passo l'olio, risciacquo il viso, latte detergente oppure acqua micellare, insomma faccio una doppia detersione e devo dire che sul viso non rimane più neanche l'alone del mascara, cosa che mi rimaneva sempre anche se lo scioglievo con le dita, con l'acqua micellare, il bifasico, solo che il bifasico ho notato che me le va un attimino ad indebolire e io utilizzo l'olio di ricino proprio per fortificarle, quindi volevo passare a una skincare un pochettino più naturale riguardo proprio lo struccaggio. Ok, ora quindi vi consiglio l'olio di mandorle, poi altri due preferiti. Questi qua sono della categoria serie TV barra film. Allora, come film mi è piaciuto da morire, ma da morire, Orgoglio e Pregiudizio. Non so se è nuovo su Netflix, ma io l'ho trovato così una sera, ho cominciato a vederlo e ho finito di guardarlo a luna. Quindi mi ha proprio tenuta incollata, è stupendo, un film super romantico, ma veramente bellissimo. Io non ho mai letto il libro e ora sono curiosissima di leggerlo. Avevo letto un po' la trama, però niente di che. Ma il film è stato stupendo, mi è piaciuto da morire. E invece come serie TV ho finito una miniserie che si chiama Dietro i suoi occhi. Dietro i suoi occhi? Credo di sì. Comunque, sempre su Netflix è di 6 puntate, molto molto carina, a parte il finale che è un po' inquietante. È un po' thriller psicologico, però insomma non fa paura. Io che sono paurosa, vi dico che non fa paura. C'è qualche scena che dove rimani un attimo così, però potete andare a dormire tranquilli per i super paurosi come me. E invece sto finendo una serie che mi sto portando da 2 mesi, che sono Le regole del delitto perfetto. La sto un po' trainando perché sono arrivata all'ultima puntata della quinta stagione e mi piace, però è pesante, cioè vederla di continuo all'inizio sì, l'ho vista proprio veloce, però adesso sto un po' scarseggiando. Sicuramente la finirò, però insomma, io poiché sono anche lenta e sono 6 stagioni da 15 puntate, ciascuna puntata dura all'incirca un'ora, quindi potete immaginare. E niente, ragazzi, se non erro, ho finito con i preferiti. Fatemi sapere quali sono i vostri preferiti. Spero di registrare presto altri video. Roro ovviamente sta piangendo, io vado a cenare e vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!